in collaborazione con La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice il Fiore del Latte, ESI, Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua, Borgo di Colloredo, Caffè Domingo, Spazio Relax, Arredamenti Spazio Cucina Vitale. Ciao a tutti, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Oggi è sabato, abbiamo il giorno... L'ospite del sabato. Certo, sì, ma abbiamo il giorno del beato tra le donne. Sì. A destra la mia co-conduttrice, no? Sì. Rachele Del Borrello. Salve a tutti. E poi abbiamo il piacere di avere con noi, ciao a tutti, la nostra quota rosa di cucina, in questo caso pasticceria, Daniela, carissimo, grazie, che ci accompagna in tutti ogni sabato per il dolce della settimana, che oggi sarà? Allora, oggi faremo una semplicissima torta di mele. Quindi, proprio la classica, gli ingredienti capite già. Sì, la classica torta di mele. Io, come sempre, mi piace dare un piccolo tocco mio personale, che poi andremo a dare alle mele. Però, vabbè, uova, zucchero, burro, farina, un po' di lievito chimico, un po' di latte, le mele ovviamente. Latte abbiamo preso, sì. No, latte fresco, no? Sì, stavo latte dicendo, fresco. Quindi di alta, sì, qualità, l'hai, sì, messo nel bicchiere per, sì, sì, già che perché la pasticceria, sì, non possiamo fare. Perché è tutto pesato. Prima di iniziare l'impasto, perché tanto è semplicissimo da, sì, fare, andiamo un attimino, così intanto prendono il sapore. Allora, io ho portato un liquore. Sì. Io ho scelto uno scuro, poi ovviamente se avete a casa, non so, qualsiasi tipo di liquore va benissimo, però se lo vedete così è liquore, sì, non è caffè. Allora, poi mettiamo un po' di zucchero, sì, così nel frattempo... Anche questo è stato pesato, eh? Sì, 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 ma con... La cannella, no, a occhio. Ah, io qui esagerei. La cannella a occhio, ragazzi, a occhio! Io, cioè, adoro la cannella, quindi abbondo un pochino, sì, in più, sì, di, sì, cannella. Anche a noi piace. Però se a voi non volta piace... A casa abbiamo fatto i wafer, no? Ho fatto fare mia figlia, abbiamo messo la cannella, un sapore, un profumo sulla tua ricetta, ovviamente. Mm-hmm. Chef, quindi vedo che coinvolgi anche... Sì, 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 bisogna è bello, far così si divertono, giocare, sì, e fare delle merende quantomeno più sane possibile. Sì, no? Sì, salutari e sane. Perché lo spuntino ci vuole nel pomeriggio. Sì, sì. Mamma mia. Io li mangerei già così. Allora, queste le lasciamo un attimino marinare. Sì, sì. E intanto passiamo. Devi pennellare, se no dice. Ecco, vedi. Mi ha dato un compito. Sì. Pennelliamo. E quindi è giusto. Allo chef abbiamo dato un compito. Adempierà il compito che ti è stato assegnato. Un po'. Tu non hai messo il grembiule da oggi? No, io oggi sono a riposo. Come, direbbe lo chef, come tutti i giorni, d'altronde, però. No, vabbè, l'hai detto tu, quindi. No, le vabbè, uova io... oggi non serve l'albume a parte, quindi le montiamo tutte insieme le uova. Sì? Sì. Allora, mi aiuto un attimo col frullino. Cioè, è vero che sono a riposo, però ti tengo compagnia durante la preparazione dei piatti, quindi dai, mi impegno a modo mio. Ognuno c'ha... Ognuno ha il suo ruolo. Certo. Okay. Quindi oggi... Deve aver imburrato bene. Poi ovviamente se uno non ha le mele, voglio dire, è sì, a... non so... Anche le pere, volendo. Le pere, le banane, non lo so, anche con le banane va benissimo. Sì, 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 sì. Quindi, vedo che lo chef già ha assaggiato. Sì. Tu hai detto così perché dovresti fare anche tu farlo. No, no, io lo faccio. Adesso mancano due pezzettini, chissà se se ne accorgerà Daniela. Infatti, Daniela... Vabbè, dai. No, però oggi Daniela facciamo lo strappo alla regola. Stanno pesate, però, sì, però dai, beh, ci perdona oggi Daniela. Chef, il burro possiamo mettere a sciogliere quello un pochino lì. Devo sciogliere? Sì. Lì. Se volete chiedere ulteriori informazioni potete comunque sia al nostro chef che anche ovviamente a Daniela che è con noi tutti i sabati, potete scriverci mandando una mail a chef@incucinacolochef.com. Quindi magari per chi si è perso qualche puntata. E replica l'indomani alle 13:50. Quindi magari chi ha voglia di rivedere qualche, certo, puntata può tranquillamente andare sul sito di Telemolise, www.telemolise.com. Bene, Daniela, a che punto siamo? Allora, manca solo il burro. Ci siamo. Pronta? Bene. Allora, io ho fatto montare leggermente le uova con lo zucchero, non, sì, deve essere proprio eccessivamente spumoso. Sì. Una via di mezzo. A che temperatura?
predisponiamo il forno? Allora, mettiamolo, diciamo, un 165, però questo di casa è anche 170, e però deve stare almeno 30-40 minuti. Sì. Poi, chef, devo dirti un particolare. Io quando ero piccola, chef, mamma mi preparava la torta di mele, che era una delle mie torte preferite. Mi attaccavo al forno e guardavo nel vetro che si gonfiasse, la sentivo il profumo, perché mi piaceva stare sia perché sentivo il profumo della torta, sia perché era bello caldo, quindi stavo lì, osservavo, dicevo mamma quanto è pronta, stavo sempre lì, dicevo mamma l'ho messa in forno. Dei ricordi? Sì, sì, bellissimi ricordi. Allora, prendo lo stampo. Grammi di, ecco qua, abbiamo finito. Ah, ok, siamo? Faccio così allora direttamente. Yes. Così non puoi qui dire abbiamo che... aggiunto il burro. Tutto quello che hai. All'impasto. Sì. Che hai pensato tu, no? Sì, sì. Va bene? Qua bisogna sempre essere... Eseguire gli ordini che ci dà Daniela. Quindi questo leccapentole... Ecco, che Daniela... cioè, in pasticceria definiscono... Marisa? Con un termine che è Marisa? Più... In pasticceria si chiama la Marisa. Allora, semplicissima. Allora, messo l'impasto. Bene. Allora, un po' di pazienza. Sì. Io mi aiuto con... giusto per metterla un attimino. Sì. Cosa devi dire? Con le mani. Sì, assolutamente, ma guarda che... Allora, io, perché mi piace dargli comunque una composta, non le butto. C'è chi le mette in mezzo, c'è chi... Ah sì, chi è vero, chi le mette già nell'impasto. Sì, però noi adesso un pochino di pazienza. L'ordine, la precisione, poi l'abbiamo anche poi quando la sfogliamo, la vediamo, quindi... È più bella da vedere, sì. Dà quel tocco in più di classe, certo, di compostezza, di professionalità. Vedi, la precisione in pasticceria. Beh. Cioè, e si vede. Ma l'occhio purtroppo vuole la sua parte. Sì. Allora, solo come anche in cucina, cioè tu ripeti sempre. Sì. Quindi lo metto un po' così sparso, perché poi così non è eccessivo. Non ne mettere troppo, Daniela. No, no, altrimenti poi. No, era così. Una battuta, così rimane per me. Rimane, preso subito. Era già tutto. Okay. Siamo, chef, a voi l'onore di infornare. Okay. Ecco qui. Sì. Quindi ripetiamo, inforniamo a 170 gradi. Sì. Per 35-40 minuti? Sì. Poi diamo un'occhiata. Quindi noi attendiamo la cottura e ci vediamo tra poco. Ah, che bel profumo! Vedo che appena abbiamo già sfornato. Sfornato, sì. Lasciato un attimo riposare qualche minuto, se no non viene fuori così. Sì, sì. Bene, Daniela, finisci. Sì. Allora, diamo il tocco dello zucchero a velo, c'è sempre. Certo. Sì. Questo non può mancare. Lo zucchero impalpabile. Che bello. Sì, sono d'accordo. Ta-ta, voilà. A me... l'arma del delitto, io andrei un attimo a non a rovinare quest'opera d'arte, però a tagliare uno spicchio per far vedere anche la parte io sono interna. Molto come è venuta, no? Vale. Bella, la mettiamo così. No? Ops. Andiamo a posizionarla nella sua presentazione. Eccolo qua. Come si fanno nelle competizioni, Daniela, no? Si taglia una fetta, anche per far vedere. No? Sì. Le mele ovviamente sono tutte in superficie, perché noi le abbiamo lasciate in superficie. Non le abbiamo messe già nell'impasto, sì, quindi abbiamo utilizzato solo, diciamo così, come decorazione. Sì, sì, sì. Sì. Io qua, veramente, quando sento questi profumi, abbinerei anche sempre qualcosa da accompagnarci. Un buon vino. Un vino per chi non ama le bollicine, non troppo dolce, quindi un bel Traminer, che è composto anch'esso di una leggera dolcezza, quindi vedrei che si sposa molto bene. Si sposa bene, quindi... Eccolo qua. Ed anche oggi abbiamo abbinato, anche col dolce abbiamo anche il vino. Bene. Sì. Bel Traminer, qui abbiamo Traminer Osco, quindi indicazione geografica tipica. Bene. Perfetto. Bene, noi Daniela ti ringraziamo per questa torta che ci hai... Abbiamo quindi una... torta di mele, quindi ripetiamo la ricetta, torta di mele che è preparato oggi, ci vediamo ovviamente sabato prossimo, per il prossimo dolce della settimana. Noi ci vedremo tutti i giorni anche con voi qui su Telemolisa in cucina. Secondo con la te chef. Me tutti i giorni? L'hai detto in un modo, ci vediamo tutti i giorni, ti devo sopportare. No, ci sopportiamo a vicenda. Ci divertiamo. Ciao a tutti.
Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Spazio Relax, Caffè Domingo, Borgo di Colloredo, La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice Il Fiore del Latte, Esi Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua,